Amici di Alex Carlson e fan di PES All Stars, benvenuti alla 15ª giornata di UEFA Premier League. Abbiamo una programmazione un po' diversa, come preannunciato nell'anticipo, vale a dire che le programmazioni rimarranno sempre tre, ma faremo una diretta gol esclusivamente per la UEFA Premier League, quindi oggi. Un'altra diretta gol invece coinvolgerà tutte le squadre italiane presenti nelle altre serie, dando i risultati di tutte le altre serie, dalla Championship alla League One alla League Two, e poi infine un appuntamento dedicato alla Libertadores. Quindi saranno sempre tre, ma cambiamo decisamente programmazione. Questo perché? Per dare più visibilità intanto alla massima divisione, la UEFA Premier League, ma dare più visibilità anche a tutte le squadre italiane presenti in questa prima edizione del campionato di PES All Stars, dove gareggiano anche appunto in UEFA Championship, League One e League Two. Naturalmente non mancheranno alcune partite quando se ne presenterà l'occasione, che magari diventano decisive. Certamente il fine stagione, vi preannuncio, che sarà già più caldo, proprio perché ci saranno le decisioni di classifica da guardare, insomma, cosa deciderà il campionato, chi retrocede, chi sale, e soprattutto ci saranno situazioni calde. Un particolare invito, vi invito a continuare a guardare la Coppa PES All Stars, perché naturalmente siamo arrivati ai quadri definitivi, quindi si sono generati, naturalmente è andata avanti sia per la Libertadores che per quanto riguarda la UEFA, ma la UEFA da due quadri ne è diventato uno e da adesso si andrà fino in fondo. Intanto la 15ª giornata di campionato, avete visto l'anticipo, Juventus-Inter finito 2-1 a favore dei bianconeri in rimonta, in una bellissima partita. Se ve la siete persa, andatela a rivedere. Ma oggi c'è un programma che dà tanti spunti: Real Madrid, Kaiserslautern, Dinamo Mosca, Borussia Mönchengladbach, Valencia, Bordeaux, Bayern, Stade Reims, Benfica, Hamburgo. Partita veramente delicata, soprattutto per il Benfica, che ultimamente non viaggia in una bella situazione dal punto di vista di forma. Stella Rossa, Barcellona, Ajax Milan naturalmente sarà il nostro campo principale, Manchester United, Liverpool, altra grande partita. Però, ripeto, tutti gli occhi saranno concentrati sull'Amsterdam Arena per Ajax Milan e naturalmente arriveranno aggiornamenti dagli altri campi. Quindi buona visione con questo Ajax Milan, con tutti gli interventi dagli altri campi. Ci rivediamo in studio per commentare i nuovi risultati e vedere il prossimo turno. Ed eccoci all'Amsterdam Arena, o meglio alla Johan Cruyff Arena, ma la chiameremo Amsterdam Arena, per questo Ajax Milan, naturalmente campo principale della nostra diretta gol, ma ci sono tante partite importanti, come avete visto, Manchester, Liverpool, Benfica, Hamburgo, e soprattutto taglieremo la UEFA Championship per portarla in un'altra programmazione. Andiamo a vedere le formazioni. L'Ajax che gioca con Stuy, Surbier, Vasovic, Han, Kroll, Blankenburg, Rep, Neskens, Cruyff, Muren e Kaiser. Questi gli 11 in campo per i lancieri. Risponde il Milan con Cudicini, Sabadini, Maldera, Benetti, Schnellinger, Baresi, Lidolm, Evani, Altafini, Rivera e Prati. Questi gli 11 in campo per la formazione rossonera, che naturalmente deve difendere il primato, anche perché le inseguitrici naturalmente non staranno a guardare. Ricordiamo, situazione di classifica in cui il Milan è a 22 punti, segue l'Hamburgo e il Barcellona a 19, naturalmente in agguato, pronte a sfruttare un eventuale passo falso dei rossoneri, ma i rossoneri sono belli lanciati. Interviene Lisbona, Benfica in vantaggio con Coluna, siamo al secondo minuto del primo tempo e il Benfica è già in vantaggio. Alla prima azione il Benfica affonda tra le difese dell'Hamburgo, guardate qui Coluna in inserimento accanto ad Eusebio, sinistro alle spalle del portiere dell'Hamburgo. Lo rivediamo da un'altra angolazione, il suggerimento di Carlos Manuel, qui Coluna dal dischetto, non può sbagliare. Il vantaggio dunque del Benfica, secondo minuto, Benfica 1, Hamburgo 0. Tanto va via Muren, attenzione, subito l'Ajax che spinge, Kaiser in mezzo, Schnellinger. Sarà una partita di passione per i rossoneri, che dovranno veramente faticare a tenere gli attacchi dell'Ajax, ma l'Ajax non è imbattibile.
alla battuta Müren in calcio d'angolo, libera subito la difesa del Milan con Benetti. Sicuramente la chiave di volta, come ho detto, è stata lo spostamento di Benetti più in fase centrale del campo e l'inserimento di Evani, che ha dato maggiore dinamicità al centrocampo rossonero. Surbier, Prati però, che sta disputando una grandissima stagione, Hanne però in pressione, Cruyff, Kaiser, arriva Kroll a sostegno, Müren, Neskens, ancora per Müren, il lancio in direzione di Surbier, manca la palla a Maldera, il cross in mezzo, Cruyff, ancora Cruyff, doppio Cudicini. Doppio Cudicini su due occasioni ravvicinate, grandissimo Cudicini. Ma guardate qui Cruyff, che occasione, la prima di testa, Cudicini reattivo, e la seconda ancora più reattivo Cudicini, a mettere tutto il corpo e a sbarrare la strada al numero 14. Calcio d'angolo per Müren, il cross in mezzo, Cruyff contrastato da Baresi, palla che finisce in fallo laterale ed è rimessa laterale a favore dei rossoneri, che possono respirare. Primi 10 minuti veramente tremendi con l'Ajax a premere sulla difesa rossonera. Ora va Lidolm, Sabadini per Rivera. Intervengo da Monaco, Bayern in vantaggio sullo Stade Reims al 13° del primo tempo, partita che è iniziata a ritmo forsennato per entrambe le squadre, con un'occasione per parte. Il Bayern alla seconda occasione colpisce con Gerd Müller, adesso andremo a rivedere l'azione. Gerd Müller si ritrova in area di rigore scolpevolmente solo e completamente solo, inizia proprio lui l'azione. Dürnberger vede il suo inserimento, il difensore accorcia, ma non si accorge che Gerd Müller è ancora in gioco, convinto forse che fosse in fuorigioco. Vedete Gerd Müller che a un certo punto si libera della marcatura e in area di rigore, diagonale secco, a battere il portiere Colonna. Il vantaggio dunque del Bayern sullo Stade Reims al 13° per 1-0. Ancora Sabadini, Lidolm, fermato Altafini, tutto regolare, attenzione al contropiede, Cruyff lanciato in verticale, c'è Rep da solo, eccolo servito, arriva Schnellinger, Rep, e grandissimo Cudicini ancora, terza parata decisiva del portiere del Milan. Qui devo intervenire ancora da Monaco, Just Fontaine al 16° porta al pareggio lo Stade Reims, azione bellissima combinata con Coppa e Piantoni ed è subito pareggio per lo Stade Reims. Adesso andremo a rivedere l'azione, ma è un tiro imparabile per Sepp Maier. Adesso vedremo, soprattutto lo vedete tutto festeggiato dai compagni, verticalizza subito lo Stade Reims, guardate Coppa, Piantoni e alla fine proprio Just Fontaine. Tiro imprendibile, palla in fondo alla rete, il pareggio dunque, ecco Coppa, Piantoni, ancora Coppa, ecco Just Fontaine che scaglia al destro, Beckenbauer in ritardo, il pareggio dello Stade Reims al 16°. Veramente l'Ajax quando parte in velocità, soprattutto gli spazi aperti, sono dolori. Aldo Maldera in direzione di Rivera per Lidolm, in verticale prova il tiro Altafini, ribattuto, l'Ajax può ripartire, triangolazione Cruyff, Kaiser, grandissimo controllo, ancora Cruyff a seguire su Neskens che si stava inserendo, ha intuito la difesa rossonera, ma è ancora l'Ajax a spingere. Arihan per Rep, arriva Surbier ad aiutare sulla fascia destra, in mezzo per Müren, Kroll, va Kroll e qui Maldera fa un'ottima cosa. Interviene Lisbona, stupendo contropiede del Benfica con finalizzazione di Eusebio e al 24° il Benfica si porta sul 2-0. Adesso andremo a vedere l'azione che parte dalla propria area di rigore. Augusto vede Cialana in inserimento, guardate Cialana, vede l'inserimento di Eusebio a sua volta, destro di prima intenzione, portiere dell'Amburgo battuto, Benfica che si trova sul 2-0 qui a Lisbona, siamo al 24°. Inter-
Inter viene Mosca, il vantaggio della Dinamo sul Borussia Mönchengladbach in questo scontro salvezza per 1-0, ha segnato Pavlov. Adesso andremo a rivedere l'azione che porta al gol i padroni di casa. Partita combattuta da tutte e due le squadre, una partita godibile qui a Mosca oggi sotto il sole, stranamente. Vediamo l'azione che parte da Cislenko sulla destra. Il cross in mezzo, Pavlov, stacco imperioso, Clef battuto, lo rivediamo da un'altra angolazione perché l'azione è veramente bella, con il cross in mezzo perfetto, fatto con il contagiro, lo stacco di testa imperioso, tutto solo, nessuno si avvede alla marcatura di Pavlov ed è il vantaggio della Dinamo sulla Borussia Mönchengladbach per 1-0. Surbier, attenzione, Surbier scende e alla fine deve arrivare Evani e buttarla via alla bella e meglio. Soprattutto per dare respiro alla difesa rossonera che non ha un attimo di respiro. La ex sembra agguerritissimo oggi. Rep a voler battere la capolista. Neskens per Surbier. Intervengo da Valencia. Il vantaggio del Valencia su Bordeaux per Confernando. Siamo al 27esimo del primo tempo e il Valencia... E soprattutto si merita questo vantaggio perché ha creato tantissime occasioni, già tre veramente importanti, tra cui la traversa di Mundo proprio in apertura di partita, e alla fine Fernando trova il tiro vincente alle spalle del portiere Dropsy. Adesso andremo a rivedere l'azione che porta al gol, che si sviluppa dalla fascia sinistra. Fernando si fa vedere al limite dell'area, completamente libero, difesa schiacciata del Bordeaux che interviene troppo tardi. Tiro imprendibile e palla, probabilmente Dropsy coperto dai propri compagni, adesso andremo a vedere anche da questa inquadratura, e la palla finisce alle spalle del portiere. Il vantaggio dunque del Valencia, 27esimo, Valencia 1, Bordeaux 0. Intervengo dal Santiago Bernabéu, Real Madrid in vantaggio con Gento, siamo al 27esimo del primo tempo e il Real la sblocca dopo una pressione durata costante, durata oltre 20 minuti, ma tra l'altro due minuti fa il Kaiserslautern ha fallito il contropiede del vantaggio con Fritz Walter, che al momento del tiro davanti a buio si è fatto rimontare da Sanchis. Qui vedete l'azione, tanti in area di rigore del Kaiserslautern, soprattutto i difensori. Gento si gira in un fazzoletto, destro secco e palla alle spalle di Elström. Dunque al 27esimo il risultato cambia qui a Madrid, Real Madrid 1, Kaiserslautern 0. Direzione di Neskens, ancora per Surbier, il cross in mezzo, non c'è nessuno, però è ancora l'Ajax ad alimentare l'azione, Arian, Cruyff in area di rigore, Cruyff, e questa volta Cruyff non sbaglia, Schnellinger lo lascia girare e Johan Cruyff porta in vantaggio l'Ajax sul Milan. Esulta anche Stui, l'abbiamo visto, è stata una bella azione però quella dell'Ajax. Il Milan che ha cercato di contrastare ripetutamente, qui Muren vede Cruyff che si gira in un fazzoletto, Schnellinger lascia forse la parte, lascia girare naturalmente verso l'interno Cruyff, vedete come difende l'interno, Cruyff va sull'esterno, tiro secco, Cudicini battuto. Cudicini che aveva fatto tre interventi veramente da campione. Il vantaggio dell'Ajax sul Milan per 1-0. Rivera per Schnellinger e Prati. Sicuramente il Milan dovrà riorganizzare le idee. Intervengo da Madrid. Ha pareggiato subito il Kaiserslautern con Topmüller al 31esimo. Subito il Kaiserslautern trova la via del gol. Real Madrid in fase difensiva in questa prima edizione di PES All Stars sta veramente facendo a desiderare, nonostante i nomi altisonanti. L'azione parte da Gay sulla destra, vede Topmüller, gran sinistro alle spalle di Buio, veramente Topmüller ha scagliato un sinistro micidiale, ma soprattutto guardate il movimento ad eludere Sanchis, il suo diretto marcatore. Sinistro, traiettoria libera, pareggio del Kaiserslautern al 31esimo. Maldera intanto molto largo, Evani, Maldera, ora il Milan subito ad attaccare, a cercare di reagire, va Evani,
Intervengo da Monaco, ha raddoppiato il Bayern con Hansen al 33esimo, sempre del primo tempo. Partita bellissima qui a Monaco con le due squadre che si stanno dando battaglia, essendo soprattutto nelle posizioni di coda, quindi cercano un po' di risalire. Il Bayern ha trovato il 2-1 con Hansen, che ha iniziato proprio lui l'azione, partendo sulla sinistra in seguito a una punizione dello Stade Reims. Eccolo lì, si trova al limite dell'area in posizione d'attacco e batte il portiere Colonna. Al 33esimo dunque il risultato cambia nuovamente all'Olympia Stadion. Bayern 2, Stade Reims 1. In direzione di Rivera, Benetti. Prova il tiro Benetti, la palla parata da Stui. Kroll. Rudi Kroll per Kaiser. Sabadini però. Altafini per Lidolm. Ancora Sabadini. In verticale, in direzione. Interviene Madrid di nuovo, sono passati 7 minuti, Di Stefano porta il Real Madrid in vantaggio per 2-1 sul Kaiserslautern. Il Real Madrid è tornato a macinare gioco dopo il pareggio, naturalmente serve soprattutto per questa squadra una svolta mentale, proprio perché facciamo fatica a credere che navighi a fondo classifica. Il gol di Di Stefano è bellissimo, adesso andremo a vederlo. L'azione si sviluppa sulla parte centrale con Gallego che alimenta l'azione e Pirri naturalmente, che oggi sembrano in grande giornata. Di Stefano dal limite si stacca dalla marcatura di Kadlec e porta il vantaggio il Real Madrid per 2-1, ma il Kaiserslautern non molla e sta rispondendo colpo su colpo. Al 38esimo quindi il risultato cambia, Real Madrid 2, Kaiserslautern 1. Di Vasovic, che svetta naturalmente su Prati. Rudi Kroll. Blankenburg in direzione di Han. Vasovic, Neskens, Cruyff, Rivera. Il Milan sembra un po' frastornato, soprattutto in questo primo tempo, dove l'Ajax ha prodotto veramente tanto, ma attenzione, Prati, rinvengono addirittura in tre su di lui, alla fine alla meglio l'Ajax. Attenzione al contropiede, Cruyff. Interviene ancora l'Olympia Stadion, siamo alla fine del primo tempo, il Bayern si porta sul 3-1 con Gerd Müller, che in area di rigore zittisce un po' anche le polemiche attorno all'attaccante, che ultimamente era al centro di numerose polemiche per il suo scarso rendimento. Müller oggi doppietta allo Stade Reims, si gira in area di rigore e batte il portiere Colonna per la terza volta. Lo rivediamo, azione prolungata del Bayern con un lungo possesso palla. Önes alla fine vede Müller che si gira e destro secco e palla alle spalle di Colonna. Risultato dunque che cambia proprio alla fine del primo tempo ancora una volta. Al 45esimo Bayern 3, Stade Reims 1. E deve intervenire anche Lisbona, perché anche l'Amburgo ha accorciato le distanze con Kaltz al 45esimo. Siamo a conoscenza appunto del 3-1 del Bayern e subito dopo, 20 secondi dopo, c'è Kaltz che porta sul 3-1, che porta sul 2-1 l'Amburgo e riapre la partita qui a Lisbona. Splendida punizione, forte e tesa, portiere battuto. Risultato dunque che cambia anche qui a Lisbona, Benfica 2, Amburgo 1. Kaiser, arriva anche Müller a sostegno, ancora Kaiser. Grandissimo lancio in direzione di Kroll, no look, però troppo lungo, finisce il primo tempo. 1-0 a favore dell'Ajax, più che meritato. E ora, a scanso di ulteriori aggiornamenti, aspettiamo gli aggiornamenti e poi passiamo al secondo tempo. Ed eccoci nella ripresa con l'Ajax in vantaggio per 1-0. Maldera in direzione di Prati. Aldo Maldera per Rivera. Ancora Maldera. Tutto regolare, regola del vantaggio. Lidl, il Milan che sembra
essere entrato con un altro atteggiamento. Intervengo da Valencia, il raddoppio degli spagnoli sul Bordeaux e naturalmente punizione di Mendieta, che ne sta veramente indovinando tutte in questa UEFA Premier League. Quando ha la palla Mendieta è la sua mattonella. Dropsy non accenna neanche l'intervento. Al 49esimo, Valencia 2, Bordeaux 0. Interviene Lisbona, 50esimo, ribaltamento di fronte di un'azione d'attacco dell'Amburgo. Benfica che va in contropiede, trova il 3-1 con Eusebio Cialana. Serve José Augusto, vedete l'inserimento di Eusebio che scappa via Jacobs. Questa volta opzione sinistro e palla veramente angolata alle spalle del portiere per la terza volta. Lo vediamo ora da dietro la porta, splendido il suggerimento di Augusto. Eusebio che scappa via a Jacobs e batte il portiere dell'Amburgo. Risultato quindi cambiato a Lisbona. Benfica 3, Amburgo 1. È entrato in campo in questo secondo tempo con un atteggiamento più aggressivo. Vasovic in direzione di Blankenburg. Neskens in verticale per Cruyff. Baresi, Hahn, grandissimo Schnellinger. Benetti in verticale per Altafini. Era buona l'idea, Altafini però finisce in fuorigioco. Intervengo da Mosca, Pavlov scatenato, porta al raddoppio la squadra di casa. Un'azione bellissima quella della Dinamo Mosca, tutta di prima, con Pavlov che dal limite scaglia un destro imparabile per Clef. Andiamo a rivedere l'azione con tutti i giocatori impegnati in questa azione in verticale. Difesa del Borussia Mönchengladbach molto statica, guardate, fa fatica a rientrare anche perché il Borussia sta attaccando. Il destro è imparabile per Clef, il raddoppio di Pavlov, 2-0 della Dinamo Mosca sul Borussia Mönchengladbach. Comunque era tampinato da Blankenburg. Vashtui, Cruyff svetta su tutti ma non trova nessun compagno ed ecco che Lidholm può mettere ordine. Sabadini per Baresi, il lancio in direzione di Evani, molto libero il numero 8, cercato ancora Altafini, ancora Blankenburg a fare da guardia a Kaiser. L'Ajax ha abbassato il ritmo del primo tempo che è stato forsennato. Interviene Monaco, cambia il risultato. Raymond Kopa su calcio di punizione porta lo Stade Reims sul 3-2. Adesso andremo a rivedere il calcio di punizione battuto magistralmente da Raymond Kopa. Qui Sepp Maier prova ad arrivarci sotto la traversa, troppo forte e teso. Palla in fondo alla rete, si riapre dunque la partita all'Olympia Stadion. Bayern 3, Stade Reims 2. In questa ripresa l'Ajax appare molto più concentrato a tenere il pallino del gioco. Cruyff si gira su Schnellinger, Cruyff e Cudicini, grandissimo intervento dell'estremo difensore del Milan. Calcio d'angolo a favore dell'Ajax. Qui è Cudicini che si esibisce in una splendida parata su un gran tiro di Cruyff. La battuta Kaiser, anzi Müller, scusate. Vasovic rimasto in zona d'attacco, Surbier, Müller, il cross in mezzo, non c'è nessuno e alla fine quasi per rimpallo Kaiser porta l'Ajax sul 2-0. Liscio generale un po' di tutti, l'Ajax praticamente, Kaiser praticamente si ritrova il pallone rimbalzargli addosso. Tutti disorientati da questo pallone strano di Müller. Quasi rep, inganna un po' tutti, inganna anche Kaiser stesso. Lo rivediamo. Vedete la palla che scorre e alla fine, quasi per caso, Kaiser si trova la palla che gli sbatte addosso e raddoppia per l'Ajax. Interviene Belgrado, il vantaggio della Stella Rossa con Pancev al 62esimo. È una partita veramente emozionante qui a Belgrado perché occasioni da una parte e dall'altra. Con il Barcellona che ha sbagliato un minuto fa con Rexach, un'occasione da gol veramente importante.
Qui invece Prosinecki inizia l'azione, scende Marovic in mezzo e Pančev al volo, bellissimo gol del numero 9 della Stella Rossa. Zubizarreta un po' esterrefatto con la sua difesa che ha permesso a Pančev di calciare indisturbato. Il vantaggio dunque della Stella Rossa sul Barcellona, Stella Rossa 1, Barcellona 0. Risultato al sicuro per i lancieri, ma ora il Milan è chiamato a reagire. Maldera. Ed è un peccato perché il Milan in questa ripresa aveva avuto un altro atteggiamento in campo dopo un primo tempo compassato. Blankenburg non va per il sottile rep. Benetti, Rivera, ancora per Altafini, Rivera, messo giù da Kroll, tutto regolare, l'Ajax gioca anche duro. Benetti mette giù tutti, calcio di punizione. 67esimo, intervengo dallo stadio Santiago Bernabéu, il Real Madrid si porta sul 3-1 con rete di Butragueño. Andiamo a vedere subito l'azione che porta al 3-1 i madrileni, ma dopo aver sofferto la pressione del Kaiserslautern alla ricerca del 2-2, guardate il taglio di Butragueño in area di rigore, tutto solo, batte il portiere Elstrom per la terza volta, soprattutto Di Stefano resiste alle cariche di Ciriaco Sforza, si presenta Butragueño in area e batte Elstrom. Real Madrid quindi in vantaggio per 3-1 qui a Santiago Bernabéu sul Kaiserslautern. L'Ajax gioca veramente duro anche per risollevare il suo nono posto in classifica e provare ad avvicinarsi alla testa. Di sicuro questo risultato sta favorendo l'Amburgo e il Barcellona, ma non abbiamo idea di cosa stiano facendo a Belgrado e i tedeschi in Portogallo, per cui lo vedremo a fine partite, o meglio lo sapete voi perché io sto registrando la partita per intero, poi naturalmente il montaggio prevede che io la interrompa per i vari aggiornamenti. Vi ho svelato come funziona diretta gol. Sabadini, messo giù, calcio di punizione. E Muren ha ad aver messo giù Sabadini. Protesta Muren. Lidholm. Evani per Kaiser, Muren per Kroll. Rep. In direzione di Baresi, Maldera sicuro. Baresi. Verticale in direzione di Prati. Kroll. Interviene Monaco, 3-3 dello Stade de Reims. Just Fontaine ha portato al pareggio i francesi che l'avevano riaperta con Raymond Kopa e ora sono sul 3-3. Adesso andremo a rivedere il gol che ha portato i francesi appunto sul 3-3, festeggiato dai compagni. Just Fontaine, ci voleva una partita così per lo Stade Reims, che veramente continua a dire raccoglie meno di quello che produce in campo. Grandissima triangolazione ancora una volta, i tre davanti comandano il gioco, Piantoni, Kopa e Just Fontaine. Just Fontaine in diagonale secco travolge la difesa del Bayern e poi Breitner in ritardo, Sepp Maier non ci arriva. Risultato quindi è cambiato, Bayern 3, Stade Reims 3. Kaiser. Tiene palla, ma ormai l'Ajax non ha più interesse ad aumentare il ritmo di gioco. Dicevo, peccato per il Milan perché in questo secondo tempo l'atteggiamento iniziale era veramente giusto, quello di andare ad attaccare i lancieri sulla loro metà campo. E poi è arrivato quel gol fortuito di Kaiser che porta al sicuro il risultato per la squadra di casa. Altafini per Rivera che spinge ora
Prova il tiro addirittura Benetti. La palla rimbalza su Blankenburg. Calcio d'angolo a favore del Milan. Comunque il Milan non deve perdere la speranza. Interviene Mosca. La Dinamo la chiude definitivamente all'83esimo. Beshkov dal limite dell'area. Oggi grande giornata per i russi. Grande giornata soprattutto per l'attacco della Dinamo Mosca, ma soprattutto grande giornata di impostazione con tutti i giocatori veramente oggi, Ilin, Cislenko e i due davanti, Beshkov e Pavlov, che stanno veramente facendo la differenza. Andiamo a vedere l'azione, la inizia proprio Beshkov. Ilin chiama in causa Pavlov, l'autore della doppietta, il sinistro, ancora una volta Clef battuto, ma soprattutto tiri violenti. Sembra che in settimana la Dinamo Mosca si sia preparata, quasi allenata per tirare da fuori. 3-0 e partita definitivamente chiusa qui a Mosca. Abbiamo visto spesso partite ribaltate in due minuti, e parlo di due minuti di PES e non due minuti reali, quindi attenzione che ancora tutto può succedere. Alla battuta Rivera, la ex naturalmente a difendere la propria area di rigore, guardate, arriva anche Cruyff a dare manforte, eccolo lì. Maldera prova a servire Altafini, è proprio Cruyff a liberare, che sta in zona difensiva. Lidolm per Sabadini, ora il Milan attacca con tanti effettivi, prova il tiro Rivera, la palla finisce addosso a un difensore dell'Ajax, è ancora calcio d'angolo. Bello questo finale del Milan, che nonostante tutto non vuole arrendersi e almeno a cercare il gol della bandiera. Qui il tiro rimbalza su Blankenburg, che salva forse Stui. Alla battuta Lidolm, entra Antonelli, entra una punta, esce Rivera che oggi non è stato proprio determinante. Il cross di Lidolm, Prati, Altafini! E il Milan la riapre in questi minuti finali. L'avevamo detto, le partite non finiscono mai per il Milan. Il Milan ha questo moto d'orgoglio che riesce sempre a recuperare. Congratulato anche da Battistini, che è entrato al posto di Sabadini. Qui il gol ricorda tanto uno degli anticipi di campionato Juventus-Inter. Se non l'avete vista andatela a rivedere. Grande Altafini ad anticipare Blankenburg e a portare il Milan sul 2-1. Anche Battistini si congratula appena entrato in campo. E adesso il Milan ha una grande possibilità, quella di poter pareggiare e soprattutto mettere paura all'Ajax, che sicuramente paura ne avrà. Infatti sta cercando di tenere palla. Vedremo quanti minuti darà l'arbitro di recupero. Muren in verticale per Kaiser. Ora il Milan deve assolutamente sbrigarsi. Maldera per Baresi, lancio lungo per Prati, arriva Antonelli, entra dal posto di Rivera. Intervengo da Valencia in pieno recupero, Girard accorcia le distanze per gli ospiti, per il Bordeaux, e adesso andremo a vedere l'azione che porta al gol, ma ormai è troppo tardi, manca un minuto alla fine della partita. Girard si inserisce alle spalle di Chiche, destro secco in diagonale, Canizzare sbattuto, lo rivediamo da un'altra angolazione. Suggerimento di Ferreri per Girard, che si presenta davanti a Canizares, e dunque il gol del Bordeaux in pieno recupero. Una terza punta, Maldera spinge, attenzione perché il Milan ha una grossa possibilità, dopodiché finirà la partita, è forse l'ultima possibilità. Evani per Antonelli, Lidolm cerca di dialogare con Antonelli, la palla è lì, attenzione, non è finita, attenzione però, attenzione perché calcio di punizione per il Milan, proprio in pieno recupero, oltre i tre minuti. Qui un po' di scintille tra Antonelli, che è entrato bene in partita, tra scintille tra Antonelli e Han, fallo di Han secondo l'arbitro. Alla battuta Nils Lidolm, attenzione perché potrebbe essere la palla del pareggio, va Lidolm e purtroppo finisce in barriera. L'Ajax libera e mette in calcio d'angolo, ma non c'è più tempo, finisce così. Un po' una beffa per il Milan, perché ha avuto veramente la possibilità del pareggio su quella punizione, non ci è riuscito.
Finisce quindi 2-1 a favore dei Lancieri e adesso andiamo in studio per vedere tutti i risultati. Ed eccoci in studio per ricapitolare i risultati. Tante segnature oggi, veramente tante segnature, è stato veramente difficile. Tra l'altro giustifico la decisione di prendere, perché avevate visto come in programma c'era Manchester United-Liverpool, che poi in realtà è stata trasmessa prima e non avevate il risultato sul quadro. Quindi è stata una decisione presa dopo alla fine, quindi insomma dopo la registrazione dell'intro. Quindi è stata una piccola sorpresa. Comunque andiamo a vedere i risultati. Con Real Madrid Kaiserslautern 3-1, la Juventus che avete visto nell'anticipo battere l'Inter 2-1, Dinamo Mosca Borussia Mönchengladbach 3-0, Valencia Bordeaux 2-1, il rocambolesco il 3-3 del Bayern avete visto contro lo Stade de Reims, 3-1 del Benfica sull'Amburgo, Stella Rossa Barcellona 1-0, Ajax Milan 2-1, Manchester United Liverpool 1-0, sconfitta indolore per il Milan che non risente assolutamente della sconfitta appunto di Amsterdam, perché il distacco in classifica rimane invariato col Milan a 22 punti, Amburgo, Benfica, Barcellona che seguono a 19 punti, Bordeaux, Juventus e Manchester United a 18 punti. A 17 punti Ajax e Inter, 15 punti per Liverpool, Stella Rossa, Valencia, 12 punti per il Bayern, 11 per il Real Madrid assieme al Kaiserslautern, 10 punti per la Dinamo Mosca, 9 punti per il Borussia Mönchengladbach, ultimo fanalino di coda, Stade Reims a 5 punti, ancora nessuna vittoria per i francesi. Sto tifando un po' dello Stade Reims proprio perché mi aspetto una vittoria entro il girone d'andata. Andiamo a vedere invece quello che sarà il programma della 16ª giornata di UEFA Premier League e sono partite veramente interessanti. C'è ancora da decidere quali partite verranno trasmesse in anticipo, invece quali saranno per la diretta gol. Intanto andiamo a denunciare il programma: Kaiserslautern Inter, Real Madrid Dinamo Mosca, Bordeaux Juventus, derby tedesco tra Borussia Mönchengladbach e Bayern, Hamburgo Valencia, Stade Reims, Stella Rossa, Milan Benfica, sicuramente merita la nostra attenzione, Barcellona Manchester United e Liverpool Ajax. Le ultime tre veramente meritano la nostra attenzione. Adesso decideremo quale partita trasmettere in anticipo, quale invece sarà il campo principale. Presumo che trasmetteremo in anticipo i rossoneri, mentre Barcellona-Manchester potrebbe essere il nostro campo principale, proprio perché Barcellona quarto a 19 punti, Manchester United segue ad una lunghezza. Certamente il Milan ha una possibilità enorme con il Benfica, quello di allungare ulteriormente sui portoghesi. Staremo a vedere se sarà così. Grazie di avermi seguito e naturalmente io vi ricordo, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per tutti gli aggiornamenti, un bel like se vi è piaciuto il video, naturalmente ci rivedremo con gli appuntamenti dedicati alle altre divisioni UEFA, con gli appuntamenti dedicati alla Libertadores e naturalmente ci rivediamo per la 16ª giornata. Grazie ancora a tutti, un abbraccio e ciao a tutti.